quasi un mese porto ormai avanti l'indagine sulla misteriosa scomparsa della giovane cantante Christine Daae. Una scommessa vinta per il Teatro Garibaldi di Modica e per la compagnia del Teatro Ambasciatori di Catania, che domenica sera ha portato in scena la leggenda del fantasma dell'opera, un allestimento molto raffinato per una storia che trae spunto dal celebre e omonimo romanzo, il tutto rivisto e sviluppato in modo originale grazie all'inserimento di nuovi personaggi e di nuove appassionanti vicende, a firmare l'apprezzata regia Gisella Calì, mentre la direzione musicale è stata curata da Franco Lazzaro. Lunghi applausi per questo nuovo appuntamento con la stagione musicale della Fondazione Garibaldi, presidente il sindaco Ignazio Abate, direttore artistico Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata, l'appassionato Eric, il fantasma, la giovane Christine, il romantico Raoul e tutti gli altri personaggi in scena hanno coinvolto la platea che si è lasciata andare alle musiche curate da Lazzaro e alle coreografie di Erika Spagnolo, poi le scenografie di Massimo Savoia sviluppate su più livelli, gli effetti speciali e bellissimi costumi d'epoca curati da Rosy Bellomia hanno regalato una cornice mozzafiato, tutti incollati alle poltrone a seguire l'evolversi della storia tra amori, mistero e passione fino a un finale applauditissimo. Il prossimo appuntamento con la stagione di musica è fissato per il 1° di marzo con il musical Scugnizza e la compagnia Opera Lirica Teatro Franco Zappalà di Palermo.